A Lake Jackson, in Texas, è stata trovata nella rete idrica pubblica una pericolosa ameba mangia cervello, motivo per cui al momento l'acqua del rubinetto è stata dichiarata off limits. La scoperta è avvenuta dopo una serie di controlli sulla rete, scattati a seguito della tragica morte di un bambino a inizio settembre. Josiah McIntyre, di soli 6 anni, è deceduto dopo che il suo cervello è stato attaccato da un pericoloso parassita, la Negleria fowleri, che solitamente prolifera nelle acque. In particolare, questo parassita responsabile di una rara e incurabile infezione al cervello si trova nelle acque dolci e a temperature calde. Pare che ad aver veicolato il parassita fin dentro il corpo del piccolo Josiah sia stata proprio l'acqua del rubinetto di casa. I test hanno infatti evidenziato tracce dell'ameba nelle acque pubbliche e hanno imposto il divieto di utilizzo dell'acqua del rubinetto, a meno che non venga prima bollita. Un divieto a tempo indeterminato, visto che non si conosce bene la tempistica degli eventuali provvedimenti che lo Stato americano vorrà adottare per debellare il parassita dalla sua rete idrica. Per ora, i funzionari di Lake Jackson stanno procedendo a una disinfezione delle acque nel tentativo di scongiurare altri morti. E voi? Cosa ne pensate, lettori di Dissapore? Fatecelo sapere nei commenti e se avete trovato interessante questa notizia, lasciate un like e soprattutto non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità firmata Dissapore.